Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. In questi ultimi appuntamenti con le previsioni a medio e lungo termine abbiamo annunciato più volte che ci saremmo attesi un generale peggioramento delle condizioni del tempo con il cedimento del campo di alta pressione, il quale ci ha assicurato condizioni di tempo stabile e mite durante questa stagione invernale iniziata in maniera piuttosto anomala. Sono arrivate infatti le piogge, le nevicate in montagna, sulle Alpi anche abbondanti, dal Trentino Alto Adige alla Valle d'Aosta, grazie all'afflusso di correnti più umide di matrice atlantica. Ma quali saranno le condizioni del tempo in Italia nel fine settimana e nei prossimi giorni della settimana successiva? La situazione sinottica attuale ci indica un campo di alta pressione in lenta e graduale rimonta dal Nord Africa verso le nostre latitudini, il quale tra sabato e domenica 21 dovrebbe assicurarci condizioni di tempo stabile e soleggiato, soprattutto in montagna, ma anche un possibile ritorno delle nebbie sulla pianura padana, accompagnato anche da un deciso aumento delle temperature, specie al centro e al sud Italia. Successivamente, durante la prossima settimana, l'anticiclone nordafricano potrebbe lasciare spazio all'ingresso di un minimo di bassa pressione di matrice atlantica, con il ritorno delle piogge al centro-nord e nuove nevicate sulle Alpi in un contesto tuttavia non particolarmente freddo. Tendenza ed evoluzione meteo che necessita di ulteriori conferme a causa dell'elevata distanza temporale, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti nei prossimi video previsionali di medio e lungo termine a cura del Centro Meteo Italiano, augurandovi un buon weekend.